Buonasera a tutti, amiche, amici. Vi devo leggere un commento che mi è stato fatto sotto al canale, del quale non dirò il nome, ma c'è un perché, non dico il nome, è una tutela sua. Ascoltate bene, vado a leggervi questo commento. Buongiorno Aldo. Se Pacciani e Narducci, che si conoscevano bene, non fossero stati uccisi, la vicenda del mostro di Firenze sarebbe stata risolta da molti anni. Oltre a questo ci sono state una serie di depistaggi, moda molto italiana, tipo il delitto del 68 con annessa pista sarda e compagni di merende. Non credo al serial killer unico. I colpevoli di questi omicidi hanno avuto protezioni di altissimo, scritto a caratteri cubitali, di altissimo livello, che un carabiniere o un poliziotto non avrebbero sicuramente avuto. Assurdo che personaggi come Paolo Poli e Vigilanti non siano mai stati arrestati e torchiati a dovere. Io ho detto: sono d'accordo sul Vigilanti, meno sul Poli. C'è la mia risposta, e poi a sua volta c'è la risposta di questa persona. Ascoltate bene che cosa dice. Va bene, caro Aldo, non seguirò più il canale, non ti disturberò più. Ti dico solo che la pista del serial killer unico, uomo dello Stato, non porterà a nulla, poiché è una cosa che non esiste. Il responsabile, anzi, i responsabili di questi omicidi, non solo delle coppie, ma di molti altri, prostitute, testimoni, eccetera, hanno goduto di protezioni di altissimo livello ancora. Vertici della magistratura, di alcune procure, Perugia e Firenze in particolare, vertici dei carabinieri, colleghi medici, tutti massoni italiani, nessun complotto internazionale, poi dice lui, no? E la potentissima famiglia del padre di Narducci. Secondo te si sarebbero mossi questi personaggi per un carabiniere o un poliziotto o un funzionario pazzo da legare? Considera che con questa storia la magistratura italiana, carabinieri e compagnia bella hanno fatto una figura di merda a livello mondiale. Ma non vedi cosa sta succedendo ancora oggi a Firenze con Cochi e l'avvocato di un familiare, non ricordo chi adesso, che cercano di presentare nuova documentazione e si trovano davanti al classico muro di gomma? Deve sfuggire al nostro amico che sono stati fatti accedere, poi, ad alcuni atti. Se non, non voglio dire a buona parte, però. Comunque, finisco il commento. Ormai gli assassini l'hanno fatta franca. Non ci sarà nessuna verità su questa storiaccia, che era da trovare a Perugia. Ti auguro ogni bene e ti saluto con simpatia. Nella mia risposta ho detto: ah, se hai tutte queste certezze, vai in procura, ti auguro tante buone cose. E adesso vi spiego. Allora, questa è una persona che ha commentato, che ha partecipato anche alla vita del canale, del quale io non ho fatto il nome, ma perché? Perché chi fa questi commenti qui non si rende neanche conto di essere passibile di denuncia per diffamazione. Ma l'avete ascoltato il commento, no? Tutti implicati. I vertici della magistratura, i vertici dell'arma dei carabinieri, i massoni, tutti. Tutti coinvolti per uccidere questi ragazzi. Io sono cose da matti. E perché lui mi ha risposto così? Perché io ho ribadito quello che ribadisco sempre. Allora, ora cerco di dirvelo in parole povere. Io in genere parlo sempre in italiano, non sarà correttissimo, però parlo sempre in italiano. Adesso cerco di essere il più chiaro possibile. Allora, come vi ho già detto tante volte, io prendo le persone coinvolte nella vicenda Mostro di Firenze per quello che sono state. Francesco Narducci è stato sospettato? Sì. È stato inserito nelle liste della SAM? Sì. Si trovava in America per due duplici delitti? Sì. Basta. A me per questo canale. Poi per il resto di Francesco Narducci non me ne frega un cazzo,
Avete capito adesso o no? Lo stesso per Giuseppe Bevilacqua. Joe Bevilacqua, l'americano, chiamatelo come cazzo vi pare. Io lo prendo per quello che è stato, un testimone al processo Pacciani. Basta. Se poi avesse scannato i non si sa quante persone come avrà fatto in guerra, quello è un altro discorso. Che poi sia da ricondurre ai duplici delitti è tutta un'altra storia. E io come canale mi dovrei prendere l'onere di diffamare queste persone? Oh! Ma siete impazziti, ragazzi. A me quello che dà fastidio è, ve l'ho già detto un miliardo di volte, questo canale si occupa dell'indagine ufficiale dell'assassino seriale unico portato avanti dalla procura per 10 anni. E a questo canale interessa sapere perché è finito poi a processo Pacciani come assassino seriale unico. A me interessa questo. Mi interessa capire perché siano stati condannati Vanni e Lotti, ma di Lotti mi interessa, è giusto. Mi interessa capire perché sia stato condannato Vanni. Il processo Calamandrei è spiegato da solo. Basta, a me non interessa altro. Non mi interessa dei sardi, sui quali c'è stato il giudice Rotella, anche lui per quasi 10 anni, e alla fine ha prosciolto tutti. Il serial killer unico non esiste. Allora Canessa era un coglione? Secondo voi? E i furbi siete voi? Vi vorreste sostituire a Paolo Canessa, a Pierluigi Vigna, a Perugini? Lascio perdere Giuttari perché il suo lavoro non me ne frega un cazzo neanche del lavoro di Giuttari. Me lo dico chiaro e tondo. Lo prendo in considerazione perché non sta né in cielo né in terra. Ecco. Però a me di Giuttari non mi interessa proprio niente. Ha trovato i complici. Questo è la missione di questo canale. Io sono coerente con quello che ho cominciato. Non me ne frega un cazzo del Narducci, ve lo ripeto. Se l'abbiano ammazzato, se non l'abbiano ammazzato, per me potrebbero averlo ammazzato per mille altre ragioni, ma non certo per il mostro di Firenze. Perché una volta messo nelle liste della SAM, una volta che l'hanno lasciato poi libero di andare, se non l'hanno indagato vuol dire che non c'era niente su di lui. Ma più che dire che Narducci si trovasse in America per 2 duplici delitti, ma la magistratura italiana che deve fare? Pensate di essere più bravi di Vigna e Canessa? Andate voi a indagare su Narducci, abbiate pazienza. Poi alla fine uno si spazientisce anche, perché qui allora si scambia la gentilezza di una persona, quale io sono, con l'approfittarsene. E mi sento anche preso per il culo. Io ho detto a questa persona, ho detto, se non credi all'assassino seriale unico, è legittimo. A me se ci credi o non ci credi, non me ne frega nulla. Perché quella è un'indagine portata avanti per 10 anni dalla procura. Se tu poi non ci credi, sono cazzi tuoi. Mi spiego? Vuoi stare dietro a, che ne so, Narducci, le sette esoteriche, massoniche, tutte queste minchiate che sono legittime, come vi ripeto sempre, ma io legittimamente dico che per me sono minchiate rapportate alla vicenda Mostro di Firenze. Volete seguire queste cose? Andate a seguire il canale di Paolo Franceschetti. Lui tratta queste cose, non io. Volete seguire, che ne so, gli anni della strategia della tensione e del nucleo di guerra non ortodossa? Seguite il canale dell'amico Carlo Palego, che vi spiega, anzi che tratta benissimo questo argomento nel suo canale, e lui nel suo canale è libero di portarlo avanti. Ma io mica vado a commentare sotto al suo canale che non esiste niente, Con l'amico Carlo Palego ci siamo scambiati fino a oggi pomeriggio messaggi, idee, impressioni sulla questione. Ma mica andiamo a dire l'uno all'altro che stiamo perdendo tempo. Poi c'era anche un'altra questione, oltre alle sette, quale c'era? Le sette esoteriche, le sette sataniche, c'è anche un'altra questione che ora non mi rammento.
Dicevo, sempre in merito a Narducci, vi interessa Narducci? Vi interessa la sua storia? Ma per l'amor di Dio, che sia una storia strana va bene. Che sia poi legata al mostro di Firenze, è tutto da dimostrare e sono passati 30 anni e più dalla sua morte. Che cazzo è stato dimostrato? Niente. Vi interessa questo? Andate a vedere le conferenze del dottor Mignini. Ma non mi venite a rompere le palle a me. Io in questo canale non tratto queste cose. In che lingua ve lo devo dire? Perché, vi ripeto, uno si sente anche preso per il culo, eh. Sarebbe come se io, no? Che ne so, scendo sotto al palazzo, incontro un mio vicino di casa che non fuma e gli dico, oh, voglio una sigaretta? E lui mi dice, no, guarda, non fumo. Il giorno dopo non è che glielo richiedo, eh. Oh, voglio una sigaretta? E lui mi direbbe, oh, ma che sei, stupido? Ti ho detto che non fumo, che cazzo vuoi? No? È uguale... Per tutte le altre storie, io non tratto le vicende che sono fuori dall'inchiesta ufficiale. Lo volete capire o no? Lo volete capire o no? Da qui in avanti, chi commenta con argomenti che non c'entrano niente, o non gli rispondo più perché mi sono stufato, oppure lo banno direttamente, a seconda di come mi alzo al mattino. Poi, vi ho già detto, su questo canale possono essere mosse critiche, non si può offendere nessuno, ma non si può venire sotto il mio canale con argomentazioni che non c'entrano nulla col mio canale, perché mi sembra anche una prepotenza. Ma guarda te se io devo parlare per forza di Narducci, dei massoni e degli incappucciati, ma che cazzo me ne frega a me? Oh? Ma che cazzo mi interessa a me? Ancora non sappiamo chi ha assassinato 6 persone e devo stare dietro ai massoni? Ma che cazzo me ne frega a me dei massoni? Vi ripeto, ma poi come si fa a essere così ingenui a pensare, ma vi rendete conto voi? I vertici della magistratura, i vertici dei carabinieri, i medici, poi chi ha detto altri, tutti implicati in questi duplici delitti, per cosa? Perché? Ma fatemi la cortesia per piacere, eh? No, perché sai, uno, vi ripeto, poi perde sul serio poi io sono anche un pochettino fumino, vero? E mi sento anche preso per il culo, abbiate pazienza. Chi ha codeste idee qui, e vi ripeto sempre che sono legittime, però non mi deve cacare il cazzo a me. A me interessa capire, ve l'ho già detto un miliardo di volte, come mai l'indagine dell'assassino seriale unico poi si è finita su Pietro Pacciani e poi la Pacciani si erano passati al gruppo degli scemi, con tutto il rispetto, insomma, anche per loro che sono morti, Vannellotti, i complici. Questo è il senso di questo canale. Se ve l'ho detto mille volte, perché io non voglio monetizzare? Perché quando monetizzi poi in qualche modo sei, non vi voglio dire obbligato, ma quasi, a dover stare dietro a troppe menate della gente, e io non c'ho tempo e non c'ho voglia di stare dietro alle menate della gente. Se avete questi dubbi, esprimeteli sui canali che trattano queste questioni, ma non mi venite a rompere le palle a me con questi discorsi che non stanno per me né in cielo né in terra. Io sono molto terreno, sto a guardare le sedute spiritiche e gli incappucciati e ste cazzate. Per me sono cazzate rapportate alla vicenda del mostro di Firenze. Ma stiamo scherzando. E poi anche questa sufficienza, no? Allora, che ne so, persone che mi commentano così, allora, sarebbero più studiate, più edotte, vi ripeto, di Vigna, di Perugini, del professor De Fazio. Allora il professor De Fazio era un coglione. Devo stare dietro alle sensazioni di uno che mi parla di queste cose? Allora De Fazio, tutti i periti che si sono occupati di quel caso criminale che hanno detto che fosse uno, erano tutti stupidi. Non si erano accorti nessuno che in quei luoghi dei duplici delitti c'erano più persone? Che non si evince da nessuna traccia, impronte, quello che volete, non si evince da niente. Che sui luoghi dei duplici delitti ci fossero più persone a compiere il duplice delitto. Non si evince da nulla. Mettetevelo in testa. Poi, se nella vicenda mostro di Firenze si vuol vedere tutto e di più, quelle sono suggestioni che ognuno liberamente si può creare. Ma ve lo dico per l'ultima volta, non mi venite a rompere le palle a me con questi discorsi.
Volete che ve lo ripeta in maniera un pochettino più chiara ancora? Non me ne frega un cazzo a me del Narducci, non mi interessa proprio nulla. E Narducci, dopo che era stato inserito nella lista della SAM, attenzionato, e poi l'hanno lasciato stare perché non c'entrava nulla, dice: ma se l'hanno inserito nelle liste della SAM, qualche cosa vorrà dire. Ma sapete quante persone hanno inserito nella lista della SAM? Ci hanno inserito persone che voi neanche vi immaginate. A volersi creare le suggestioni, no? Narducci entra nella vicenda Mostro di Firenze perché alle chiamate che gli facevano all'estetista, uno poi ha detto: se non ci dai retta a quello che vuoi, farei la fine di Pacciani e del grande medico Narducci morto nel lago Trasimeno, morto poi assassinato. Ma vi ripeto, può essere stato assassinato per mille motivi, ma che cazzo ne so io che tipo di vita conducesse Narducci? Che non c'entrasse nulla con la vicenda Mostro di Firenze è sicuro. Poi potrà essere stato una volta a San Casciano? E che cazzo c'entra? E allora tutte le persone che una volta sono andate a San Casciano erano implicate nei pubblici delitti? Ma non mi rompete il cazzo per piacere, eh? Con questi discorsi illogici e che non sanno di nulla. Ecco come entra Narducci in questa vicenda. E la maggior parte, anzi, la maggior parte, almeno una di quelle chiamate fatte a questa estetista è partita dal commissariato di polizia di Foligno. Mi spiego? Commissariato di polizia di Foligno, se vi volete creare delle suggestioni. Andate ad approfondire, visto che parlate di Narducci senza neanche sapere un cazzo della vicenda Narducci, che ne so più io che non l'ho neanche approfondita. Ve lo dico, basta con questi discorsi. Il mio canale segue questa linea. Se non vi piace, non lo seguite, non me ne frega nulla. Vi ripeto, che io abbia 1100 iscritti o che ne abbia 100, a me non mi cambia niente. Perché io a fine mese non vado a comprare il pane con questo canale. Vado a comprare il pane con i soldi che mi guadagno dal mio lavoro. Non ho bisogno io del canale per andare a comprare il pane. Mi spiego? Ecco, quindi fine con questi discorsi. Vi ripeto, se trovo qualche altro commento da qui in avanti che non riguarda quello di cui io mi sto occupando, o non gli rispondo o lo banno proprio, a seconda di come mi sveglio, vi ripeto. Ma vi sembra una cosa da poco a voi? Che sia stato portato a processo una persona senza prove e sia stato condannato poi all'ergastolo sulla base di suggestioni, di indizi, di testimonianze, abbiamo visto come? A voi sembra normale? E vi sembra ancora più normale poi che dopo si sia ritornati al gruppo degli scemi? A me questa mi sembra una materia di molto ma di molto intricata, senza starla a intricare ulteriormente. Se poi qualcuno se la vuole intricare ulteriormente, lo faccia pure, ma non sotto al mio canale, perché io non vi do udienza per questioni che per me non c'entrano nulla. Vi ripeto, ma guarda te se uno deve stare a parlare per forza di quello che vogliono gli altri. Oh, ragazzi, basta, è finito il discorso. Mi auguro che l'abbiate compreso. Arrivederci, grazie per l'attenzione e per la pazienza, mi scuso per l'irruenza, però insomma quando ci vuole, eh? Alla prossima. Rimma impestata, ragazzi, oh.